Ciao ragazzi, ben ritrovati. In questo video andremo a parlare di quelli che secondo me sono i 10 errori più comuni che non bisognerà ripetere o vorrei che non si ripetessero la prossima stagione. Che sia podismo o triathlon, andremo ad analizzarli insieme uno per uno, quindi seguitemi. Il primo errore è l'improvvisazione, quindi non affidarsi ad uno specialista, cercare delle tabelle online, seguire canali social, seguire consigli sparsi da più persone, seguire quello che viene detto da altri podisti o da altri triatleti. Insomma, ognuno ne ha una da raccontare, quindi a mio giudizio se vogliamo risparmiare anni di miglioramento, anni di performance, anni di crescita, la cosa migliore è affidarsi ad uno specialista e a seguire le indicazioni date da uno specialista. Questo ci permetterà comunque di avere uno, un riferimento nel corso degli anni del miglioramento, e due, evitare di incorrere in sovraccariche, in infortuni, in cali di motivazione. Quindi il primo consiglio è sicuramente quello di non improvvisare. Il secondo consiglio è essere costanti. Come dice anche Kipchoge nelle sue interviste, consistency is the key, ed è proprio la costanza che ci permette di costruire un organismo e un fisico solido. E quindi evitiamo di fare degli stacchi, di inserire se possibile dei periodi di inattività dalla disciplina, quindi dei blocchi per esempio in estate dove per un mese o due mesi non si corre o perché non si ha voglia, e poi riprendere sarà sempre più duro. Quindi il mio consiglio è di mantenere comunque l'attività, mantenere costanza per quanto possibile. Questo ci permetterà stagione per stagione di incrementare la nostra performance nel tempo. Il terzo errore è porsi degli obiettivi credibili. Molti atleti puntano l'asticella troppo in alto e si pongono degli obiettivi incredibili o addirittura non se li pongono. Ecco, uno degli errori da non fare è sicuramente quello di non porsi gli obiettivi o porseli troppo in alto. Entrambi sono, secondo me, errori. Il vostro preparatore, il vostro coach sarà in grado di definire con voi quella che può essere una crescita credibile, che deve essere graduale. Non possiamo passare da una mezza maratona in 1:50 a una mezza maratona in 1:15 in un anno. Dobbiamo capire che ci vorrà del tempo per poter ottenere i miglioramenti necessari per poterci permettere, se lo possiamo, di correre a quei ritmi. Ecco, quindi questo è il terzo punto. Il quarto errore è quello di non fissarsi un piano gare definito, quindi a inizio anno non porsi già un calendario di gare dove abbiamo due o tre gare prioritarie, che io chiamo A di solito, e delle gare di avvicinamento. Se non lo fate, poi vi fate trascinare in tutte le gare del calendario podistico con gli amici o la podistica, quindi incomincerete a cambiare o modificare il vostro calendario inserendo di solito 5.000 gare, e questo causando possibili infortuni, sovrallenamenti, oppure di non raggiungere poi le prestazioni che vorrete raggiungere nelle gare per voi importanti, quindi non so, una maratona inizio anno. Quindi questo è sicuramente un errore da evitare. Il quinto errore è sicuramente quello di non inserire dei lavori di forza e o di tecnica, ma specialmente la forza. Cercate di, anche se non avete tempo di andare in palestra, quindi di dedicare un'ora o un'ora e mezzo ai lavori andando in palestra specificatamente, cercate comunque di lavorare su un circuito a casa che possa comunque rafforzare i punti deboli che lo specialista, l'osteopata o il fisioterapista ha visto che sono deboli in voi e sono da potenziare. Questo vi darà un enorme vantaggio a livello sia di prevenzione infortuni, ma anche a livello di forza muscolare. Sesto punto, prevenire è meglio che curare. Quindi fisioterapista e nutrizionista, entrambi a mio avviso sono importanti. Il fisioterapista non andiamoci quando ormai è troppo tardi o quando c'è solo il problema. Questo è il classico esempio, il tipico amatore va dal fisioterapista quando ha già il problema, quando ha già la contrattura, quando ha già lo strappo. Ecco, cercate di invece trovare un fisioterapista di fiducia e andarci in maniera abitudinaria, quindi una volta ogni due settimane per esempio, oppure quando siete a cavallo di una preparazione di maratona dove il carico è al vostro picco, andateci tutte le settimane. Fidatevi che il costo è minore rispetto a quando avrete invece il problema. Questo ci permetterà di prevenire notevolmente gli infortuni e di avere comunque una corsa migliore. Il settimo errore è dare troppo peso all'impatto social. Ognuno di noi ormai è iscritto alle comunità online di collegamento dei segmenti e delle attività, ma l'errore principale è quello di, da una parte, prendere come riferimento e copiando allenamenti di podisti o di triatleti troppo di livello elevato, quindi semi-elite o addirittura elite. Il secondo errore invece è quello di farsi vedere sempre veloce, quindi di togliere completamente tutto quello che può essere il fondo lento per voi, e dall'altra parte di farsi vedere costantemente ad un ritmo che non è il proprio fisiologico. E quindi da un lato
abbiamo comunque il rischio di generare, se ci va bene, un plateau e quindi una mancanza di miglioramento di performance. In secondo luogo, invece, se ci va male, possiamo avere comunque un sovrallenamento e un affaticamento. Quindi il consiglio per la stagione successiva è quella di rimanere iscritti, però fregarsene di farsi vedere sempre veloci e di correre ai propri ritmi. Quindi solitamente, più delle volte, è correre un lento ad un vero lento, quindi ad un ritmo decisamente più lento rispetto a quello che vedo in generale nei podisti nelle community. Ottavo punto, l'errore di non usare fascia cardio. Ecco, adesso è molto frequente vedere podisti, soprattutto, ma anche triatleti, non utilizzare la fascia cardio, perché tanto abbiamo il wattaggio e il ritmo. Sì, però alla fine il cuore, il nostro motore, è vero che è influenzato da una moltitudine di variabili, però è sempre il nostro motore, è sempre il nostro cuore, quindi ci può dare tantissimi input, può dare sia all'atleta stesso che anche al coach tantissime informazioni sullo stato di salute, sullo stato dell'atleta. Quindi il mio consiglio è comunque di interfacciare sempre wattaggio e cuore, o passo e cuore. Questo ci permetterà di avere una variabile in più, un valore in più, un qualcosa che ci permette di analizzare poi successivamente l'allenamento. Quando chiaramente il cuore avrà maggior importanza quando ci saranno dei lavori in salita o quando sarete ad esempio in montagna, in altura, si lavora a cuore. Però questo è un qualcosa che farà essere atleti più consapevoli anche voi stessi. Il nono errore è quello di dare colpa sempre agli altri di una delusione, di una sconfitta e di cambiare troppo frequentemente abitudini, che sia coach, che sia allenamento, che sia il tutto. Datevi del tempo, ci vuole pazienza in certe cose e prendetevi la responsabilità dei vostri successi o dei vostri insuccessi. Entrambi sono comunque, fanno parte dello sport, fanno parte della crescita personale e sportiva. L'ultimo errore, il decimo, è quello di inserire troppe corse di comunità, social. Molto spesso mi capita di vedere podisti, anche che alleno, che si allenano 3 o 4 volte insieme ad amici o una collettività di persone, che fanno dei gruppi. Da un lato è molto bene, perché comunque è bello allenarsi insieme ed è stimolante. Ed è stimolante seguire anche un percorso verso una maratona con altri, però nello stesso tempo non ci permette di concentrarsi su noi stessi. E quindi cerchiamo di inserire all'interno della nostra routine anche allenamenti in solitaria, che ci permetteranno di essere più consapevoli di quello che possiamo o non possiamo fare. Mi capita spesso di vedere ragazzi che poi mi chiedono che ritmo tenere in maratona. Ecco, questo è un classico esempio di un podista che non si è ascoltato. Quindi cerchiamo di inserire all'interno della nostra routine tempo con noi stessi. Bene ragazzi, in questo video ho condiviso con voi, secondo me, quelli che sono 10 errori comuni che non vorrei ripetere o non vorrei che voi ripetiate il prossimo anno. Se vi è piaciuto il video, mettete like nella pagina e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!